Io non lo so se sono anormale o se mi si è bollito il cuore, però mi commuovo in modo indegno ogni volta che al supermercato incontro una coppia di anziani. Non tutti. Mi fanno volare via quelli che si avvicinano al banco dell'ortofrutta quasi vergognandosi, di soppiatto. Rigirano la verdura sporgendo appena il naso per riconoscere qualche profumo di qualche altro tempo. Poi succede che se ne meraviglino se scovano un goccio distillato della loro nostalgia e se la scambiano con gli occhi felici per averci ritrovato dentro un momento che li fa arrossire. Poi li incontri nella corsia della carne ed è tutto un bisbigliarsi sul prezzo, delle porzioni troppo grosse, del colore che non gli sembra per niente naturale. Discutono talvolta di qualcosa che è di troppo, con lei che dice che no, non le serve niente, e lui che sceglie la guarnizione nuova per la moca come se fosse il loro quotidiano anello del loro quotidiano fidanzamento. Pure mi commuove la loro intelligenza collettiva alla cassa, con quel meccanismo perfetto, oliato per anni, mentre si muovono nel passaggio cassa, carrello, sacchetto, con l'armonia di uno stormo, pur essendo solo in due. La loro moltitudine è la quotidianità, che è diventata un metronomo, da cui non riescono più ad andare fuori tempo. Oggi mi è capitato di vederlo lì anche fuori, nel parcheggio, all'auto. Un'auto piccola, dei tempi andati, ma con una vivacità, una perfezione che avresti scommesso che l'abbiano restaurata prima di uscire. Lui, come prima cosa, la accende per farla trovare già fresca la moglie, appena se ne torna dall'operazione di recupero della moneta dal carrello. E poi partono e chissà cosa si dicono, chissà cosa vanno a fare. Gli anziani innamorati li incontri per caso e sono sempre primo capitolo di un romanzo che sai già che sarebbe bellissimo. E ho pensato ieri che forse in mezzo alla melma e alla disumanizzazione di questi giorni dovremmo ripeterci tutti che c'è in giro tanta bellezza. Bellezza fragile che non ha niente a che vedere con gli urli, con l'odio, e che forse varrebbe la pena ripartire da qui, da quello che riusciamo ad essere e che continuiamo ad essere al di fuori del digrignar di denti che qualcuno vorrebbe imporci. C'è una gentilezza rivoluzionaria in giro, se hai occhi per vederla, e forse abbiamo il compito di raccontarla, preservarla, respirarla. Buon venerdì.